E questa sera qui in Piazza Esquilino c'è una parola che governa un po' questa piazza, che è la parola pace. È una parola che c'è bisogno che la si dica anche sui tavoli internazionali, europei, dove sembra quasi sparita. Il Partito Democratico è unito a questo messaggio, diciamo, al netto della condanna al terrorismo internazionale. Assolutamente sì, ed è vero che c'è troppa vergogna e timore di dire la parola pace. Io credo che la parola pace abbia a che fare con la giustizia, la parola pace ha a che fare con la giustizia del popolo israeliano, di vedere estirpato Hamas e il terrorismo, la parola pace ha a che fare con il diritto dei palestinesi e degli israeliani di vivere le popolazioni civili in maniera serena, senza dover essere vessate, e la parola pace ha a che fare con la soluzione diplomatica in Medio Oriente. Credo che noi dobbiamo fare esattamente questo, una parte combattere assieme Hamas, perché è il male, è il terrorismo, e dall'altra però continuare a proteggere non solo la popolazione civile, ma anche ogni sforzo diplomatico affinché si arrivi alla pace in Medio Oriente e Israele e Palestina possono vivere serenamente due popoli in quest'area. L'Europa parla di pause quando diciamo consiglia a Israele di come gestire la sua azione militare, ma queste pause presuppongono varie azioni. Sarebbe importante una pausa unica, è un tavolo su cui discutere. Una pausa umanitaria sarebbe necessaria per aiutare la popolazione di Gaza, perché le persone non stanno morendo solo sul territorio, muoiono perché mancano i medicinali, il cibo, l'acqua, l'energia, e quindi c'è la necessità di aiutare la popolazione e quei bambini che non hanno colpe perché Hamas e la barbarie sono dei terroristi. Quei bambini sono bambini, come se erano bambini, i bambini purtroppo suicidati, quegli israeliani da Hamas. E credo però anche che tutto si debba svolgere nel diritto internazionale, che è la bussola con cui anche la diplomazia deve fare una moral suasion su Israele. Israele ha il diritto di difendersi, ha il diritto di avere giustizia, perché quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti. Però poi c'è un limite che non va mai travalicato, che è quello della vendetta. Quindi rimanere nel diritto internazionale significa assicurarsi la giustizia ha a che fare con la pace. Grazie.